oggi mi faccio una pasta estiva, senza né carne e né pesce, solo verdure, ma tanto piccante. Allora, capperi, peperoncini rossi e verdi, prezzemolo, basilico, cipollotto fresco, aglio, lime, mandorle e pomodorini. Ok, siamo pronti? Quindi, la prima cosa che facciamo, buttiamo la pasta, perché è veloce. La musica com'è? È quella nostra, è quella giusta. La pasta corta ho usato perché vedete sempre che io uso soltanto la pasta lunga, quindi siamo tutti contenti. Adesso, gambi di prezzemolo e di basilico dentro, qua, olio, sommariva, buono, l'olio d'agostino, poi aglio e andiamo. Nel frattempo tostiamo pure le mandorle. A me le mandorle, vi dico subito, mi piacciono così, quelle con la buccia, quelle con la pelle, non spellate, che c'hanno un saporaccio. Allora, quindi vado così, le tostiamo un pochino, così sono ancora più croccanti. Vai, così sono sufficienti. Poi qui mi preparo il peperoncino, sentite come fa? Così, bella piccante. Pomodorini, avete visto, già sono tagliati, questa è la musica giusta. Vado, allora, per la gioia di tutti quelli che mi vogliono bene, guardate che bei schizzi d'olio dappertutto. Allora, ecco qua, è tutto a posto, levo, vedete, l'aglio ancora un altro pochino, tanto tolgo questo, ci siamo, levo anche l'aglio. Fuori dal fuoco, così, perché adesso mettiamo, bello, guardate che bei colori, non è piccantissimo, non so, per peperoncini piccanti, tanto piccanti. Cipolla, perché fuori dal fuoco? Perché se no la brucio la cipolla, quindi, perché l'olio è caldissimo, quindi posso andare adesso con la cipolla, la stufiamo o non la bruciamo, quindi così. Prezzemolo, lo trito al volo, aggiungiamo un pochino d'acqua qui, qua, guardate, così, mamma che profumo, aggiungiamo adesso il prezzemolo, come se fosse un aglio e olio, bella, saporita, gustosa, senza metterci né formaggio, niente, proprio così, una pasta con poco, ma tanto saporita e poi piccantina. Guardate che bello. Vado retto, adesso i capperetti, diamo una tritatina, così è più omogeneo il sale, così. I capperi sempre dentro al frigorifero, sotto sale, io poi li amo sotto sale. Salute piccoletto. Allora, io, guardate come sta. Adesso, senti come inizia piano piano. Posso fare il DJ? Allora, qui, mandorle apposta. Allora, sentiamo un attimo. Perfetto. Adesso, la pasta, questa non si vede che si piega, però appena metto così, guardate, uno, la cogliamo, sono belli duri, qua, non ti aspettano, aggiungo un po' di acqua di cottura, mamma mia che spettacolo, poi pomodorini, basilico, questa è proprio figa, mi sono toccato l'occhio, un peperoncino, aiuto, aiutatemi, Mari, aiutami, ecco, vado così, ah, che meraviglia, che colori, ormai è estate, mandorle, incomincio a tagliarle, sentite il rumorino, scrocchiarelle, come piacciono a noi, grossolane, così, belle, un minuto, che si assorbe l'acqua e siamo pronti.
è pronta. Spengo. Mandorle. È questo. Che bontà, ragazzi. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Metto qui dentro. Recuperiamo tutto. Metto le mandorle. Allora, per tutti gli amici vegani e vegetariani, ho fatto la pasta apposta per voi. Ma per quelli che sono via di mezzo, metteteci un po' di pecorino. Aspetta, il lime. Vado. Voi dite, ma che vuol dire? Provatelo. Provatelo. Guardate che spettacolo. Vado, eh. La fame è tanta. Guardate che cremetta. Mamma mia. Eh? Questo è il momento più duro e più faticoso e più pericoloso per il bruciatore in bocca. Da paura, buonissimo, veramente semplice. Oh, questa non è economica, qua c'è 2 euro nemmeno. E buona, buon appetito a tutti, vi voglio bene. Che bontà, che bontà. Guarda il bello. Sì, Mario, è buonissima. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.